lo staff della Fondazione, Barbara Roncari, Nicola Brambilla, Ilario D'Urso, Lara Facco, le guide alpine che hanno costruito questa bellissima installazione. Tenete presente che non c'è un solo chiodo nell'intera installazione, cioè tutto è costruito in maniera tale da essere perfettamente reversibile, quindi è tutto una sorta di solido castello di carte, ma nulla è stato fatto che possa cambiare o modificare in maniera permanente l'edificio. L'opera è composta da 10.000 sacchi di juta, sono 5.000 metri quadri di superficie rivestita e sono il perimetro sono 85 metri di perimetro e 25 metri d'altezza. Hanno collaborato all'installazione centinaia di persone che hanno negli ultimi anni lavorato alla realizzazione di questa sorta di collage di sacchi di juta. Molte di queste superfici che compongono queste installazioni sono state esposte in precedenza a Venezia, a Kassel, ma vengono poi riconfigurate in un nuovo collage. Tra l'altro un aspetto credo interessante di questa presentazione è che se passate anche un poco di tempo a camminare attorno all'installazione vi renderete conto che c'è una qualità davvero pittorica nella scelta dei materiali, non si tratta solo semplicemente di sacchi raffazzonati assieme, ma c'è una scelta di materiale. Ad esempio vicino all'ingresso noterete che uno dei sacchi contiene anche pezzi di metallo, in altri la maglia e la trama appunto dei sacchi si fa più scultorea, quindi c'è proprio un lavoro anche appunto pittorico sulla trama e sulla materialità dell'opera, che penso sia interessante vedere anche su una scala così urbana. Credo di aver detto tutto quello che volevo dire. Di nuovo nella storia di Milano c'è un altro precedente curioso, che è quello del Festival del Nouveau Realismo del 1970, che magari un giorno dovremmo replicare se la Curia mai accettasse di avere un gigantesco fallo in Piazza Duomo, che era l'opera di Jean Tinguely presentata nel 1970 in occasione appunto di quell'intervento. Cristo impacchettò il monumento a Leonardo in Piazza della Scala e il monumento a Vittorio Emanuele in Piazza Duomo. Non che le opere di Ibrahim e Cristo abbiano dei riferimenti diretti, ma c'è credo anche un sintomatico cambiamento forse di atmosfera, no? All'epoca i tessuti tecnici di Cristo venivano percepiti come un commento sull'affluenza, sul mondo dei consumi. Oggi ovviamente sono tempi, se vogliamo, più irrequieti in un certo senso, per utilizzare anche l'immagine che avevamo scelto per descrivere la nostra ultima mostra, la Triennale, la Terra Inquieta, e quindi questi sacchi invece appunto ci parlano di un mondo sempre più globalizzato, un mondo di forze e tensioni in costante contrapposizione o in precario equilibrio. Ma come allora speriamo che appunto le opere d'arte ci diano la possibilità di partecipare a un dialogo e a uno scambio quanto mai fruttuoso di punti di vista molto ricchi. Direi che è tutto e adesso passiamo la parola a Ibrahim.